Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi il titolo è un po' insolito, no? per questa mia rubrica ed è Rolli Viamo. Ma perché? Perché i rolli sono bellissimi, io li amo come amo tutte le cose di Genova, perché io amo la mia città in toto e in assoluto. E quando qualcosa di particolarmente bello, si mostra e può essere mostrato, io sono contenta e felice di poterla mostrare a tutti, pubblicizzarla il più possibile. I rolli cosa sono? Sono la dimostrazione che non è vero che i genovesi non sono ospitali. Negli ultimi anni, soprattutto i cabarettisti hanno scherzato moltissimo sull'inospitalità dei genovesi. La frase "la torta di riso è finita" ormai è conosciuta ovunque, ma non è così. Perché? Nella seconda metà del 1500 Genova, la Repubblica di Genova era una repubblica oligarchica molto importante, conosciuta in tutto il mondo noto, e per la sua ricchezza, per la sua importanza, perché non c'erano solo famiglie nobili, c'erano condottieri, c'erano ammiragli, banchieri, mercanti, per tutta una serie di cose a Genova venivano in visita personaggi di rango, venivano re, imperatori, Papa, vescovi, legati pontifici, ambasciatori, banchieri, mercanti, in visita alla Repubblica, una Repubblica che, non avendo una corte, non sapeva dove ospitare questi grandi personaggi. Non essendoci gli alberghi, cosa si fa? Si decide, il Senato della Repubblica nel 1556 decide di istituire i rolli, cioè l'elenco delle famiglie e delle case che sono degne per la loro bellezza, per il loro fasto, di ospitare cotanti personaggi. E queste case vengono inserite in elenchi che a loro volta sono divisi in tre sezioni. Quindi ci sarà la sezione, il top della gamma, diciamo l'albergo 7 stelle extra lusso, che potrà ospitare il re, l'imperatore, il papa. Poi ci saranno quelli che potranno ospitare principi, vescovi, ambasciatori, e la terza che ospiterà personaggi sempre di rango, ma non i primi due. E i genovesi accolgono questa cosa con tanto entusiasmo che, se all'inizio questi palazzi sono 42, dopo pochi anni diventeranno 150, perché quando uno si arricchiva, oppure quando un rampollo di queste nobili famiglie si sposava e costruiva la propria abitazione, la addobbava, chiamava architetti, giardinieri, arredatori, stuccatori, pittori, scultori, eccetera, per fare una casa così bella da essere degna, da essere inserita nell'elenco dei rolli. Queste case, quelle rimaste dopo tutte queste guerre che ci sono state, vari bombardamenti a partire dalla fine del 600 per arrivare all'ultima guerra mondiale, sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e sono stati aperti al pubblico. Prima un weekend, poi 2 weekend, adesso 3 weekend all'anno. E richiamano molte persone da tutta Italia e da tutto il mondo. Considerate che di solito l'affluenza è sui 200.000 persone che le visitano. Quest'anno i rolli sono rimasti ovviamente chiusi, come tanti musei, come tanti siti storici. E quindi cosa ha pensato il Comune di Genova, visto che a maggio ci sarebbe proprio stata il weekend dei rolli, di renderli pubblici e di palesarli, mostrarli a tutti tramite video su YouTube. E io appunto vi metterò poi qui sopra le indicazioni, i rimandi ad alcune di queste case, di questi palazzi, che sono veramente molto molto belli, vanno visitati, sono solo degli assaggi. Adesso questi palazzi sono in parte diventati musei, come Palazzo Rosso, in parte sono sedi di enti o di università, come Palazzo Balbi, dove ho studiato, ho dato gli esami, poi c'è la Camera di Commercio, ci sono banche, però alcuni sono ancora dimore private. E proprio in occasione di questa edizione speciale dei Rolli, e quindi un'edizione fatta solo
virtualmente, alcune case, alcune famiglie hanno aperto per la prima volta le loro abitazioni, perché effettivamente avere 200.000 persone che ti girano per casa è un conto, avere 4-5 persone, adesso non so quanto ce ne vogliono per girare un video fatto bene, non come quelli che faccio io, è tutta un'altra cosa. E quindi io vi invito a vedere questi palazzi, ma nello stesso tempo vi invito anche un po' a calarvi nell'epoca. Immaginate un po' quando, non so, il Marchese Spinola viene estratto a sorte per ospitare un grande personaggio. Torna a casa e lo dice a tutta la famiglia, ai servi, a tutti quanti. E la moglie che cosa gli dice, secondo voi? Non ho niente da mettermi. Esattamente. La frase tipica di noi donne. E quando una Marchesa Spinola dice non ho niente da mettermi, non si riferisce a un vestito, ma si riferisce a tanti vestiti, anche perché questi ospiti staranno dal mattino alla sera per tanti giorni. Quindi non è il vestito da mettere per una cena o per un ballo, no, no, sono tanti. E poi ci sono tutti gli accessori, ci sono i pizzi, i merletti, i guanti, le velette, i ricami, l'ombrellino, i guanti, i gioielli, le scarpe, le acconciature, perché all'epoca erano molto elaborate. E poi finalmente, quando arriverà il momento, chi arriverà dalla grande dama? Arriverà il truccatore, che spesso è proprio un pittore. E questo perché? All'epoca la grande dama, la nobile, la ricca, come dimostrava tutta la sua ricchezza, oltre che con lo sfarzo, degli abiti, dei gioielli, ma con la pelle bianca. E questo perché? Perché la pelle scura era sinonimo di popolino, perché la pelle scura ce l'avevano i contadini, i pescatori, i muratori, tutti quelli che lavoravano all'aperto. Lei invece, che stava nelle sue stanze, anche nei giardini, però sotto i pergolati, doveva avere la pelle bianca. E per avere la pelle bianca, ragazze mie, si faceva di tutto di più. C'erano quelle che avevano proprio le loro formule segrete, c'era chi invece le pubblicizzava, come la Marchesa Sforza, che scrisse addirittura, Caterina Sforza scrisse un libro in cui divulgò i suoi segreti per avere la pelle bella, i capelli lucenti, eccetera, eccetera. Quindi questa pelle bianca come si otteneva? Intanto cercando di renderla bianca il più possibile nature, quindi o con delle maschere ottenute con il bianco d'uovo e il limone, o altri impacchi con delle fette di carne di vitella imbevute nel latte, poi tenute sulla faccia tutta la notte. E al mattino ci si passava una pezzuola con acqua di rose o acqua di ciliegia, perché non ci si lavava, no. Non ci si lavava perché l'acqua poteva infettare, poteva, no, l'infezione non si sapeva neanche cosa fosse, però apriva i pori, causava degli squilibri interni e quindi poteva essere pericolosa. Per cui ci si magari lavava un pochettino col latte, si passava questa pezzuola imbevuta di acqua di rose, ma non di più. E poi cosa ci si metteva? La biacca che era velenosa perché era un derivato dal piombo, però questa biacca, proprio anche perché era corrosiva, toglieva le rughe, toglieva anche le macchie della pelle, toglieva imperfezioni, soprattutto chi magari era stato a contatto con persone che avevano il vaiolo, magari aveva riportato dei segni. Insomma, questa biacca miracolosa. E poi ci si metteva il fattibello, che è il rossetto, e il tenero, che è il fard. Però una grande dama aveva anche il pittore. Sì, perché il truccatore spesso era proprio un pittore, e questo perché il pittore sapeva creare i colori partendo da queste materie prime, tutte tossiche, tutte piombo, ferro, mercurio, di tutto e di più. Una cosa per cui alla fine una si rovinava la pelle quando non moriva avvelenata da tutte queste cose. Ma le sapeva mischiare in maniera giusta, in maniera esatta, e sapeva anche indicare il giusto colore, il giusto tono. Quindi per il rossetto, a seconda della persona,
il giusto tono di rosso, la giusta intensità e anche per il belletto. E poi sapeva usare bene una novità dell'epoca che sono le matite di lapislazzulo con cui il pittore segnava ed evidenziava le vene blu, quando si parla di sangue blu, proprio perché il blu caratterizzava queste dame dell'aristocrazia, non solo genovese, di tutta l'Europa, perché era venuto di moda su questa pelle bianca bianca, un po' di rosso e il blu. Voi immaginate queste dame che avevano una camera da letto da fare invidia al piccolo chimico. Anzi, ve ne mostro una perché ho trovato un'incisione veramente carina. Ecco, quindi avete visto quante cose aveva a disposizione una dama, in generale, non parlo solo delle dame genovesi, per truccarsi, per farsi bella, per ottenere questa pelle bianca. Anche perché allora non c'erano i cosmetici, uno se li doveva fare. È nella seconda metà del 600 che si comincia ad avere prima il profumo e profumi, ragazze, a go-go, perché se non si lavavano da qualche parte dovevano anche contrastare, no? Questo odore. E poi gli unguenti, che stranamente vengono proprio. Questa è una cosa curiosa dai monaci. Dico che è una cosa curiosa perché la Chiesa condanna questa frenesia di imbellettarsi, di farsi belle, perché la Chiesa dice che la bellezza te la deve dare la natura, te la deve dare Dio. Eppure, col passare degli anni, proprio i monaci nei loro conventi, usando erbe o comunque prodotti più naturali, riescono a creare anche creme di bellezza. Comunque, insomma, rimaniamo all'epoca dei rolli, queste dame finalmente si sono truccate, vestite, abbellite, sono pronte a ricevere gli ospiti, questi ospiti di grande rango, di grande prestigio e i loro accompagnatori. E quindi tutte queste cose. Alcune di queste cose vengono anche illustrate dai pittori che appunto affrescano o fanno grandissimi grandi quadri per queste dimore, che io vi invito a vedere proprio perché sono belle e danno, come dicevo prima, l'idea di come l'ospitalità dei genovesi non sia poi veramente a livello di torta di riso, altrimenti tutto. Queste famiglie non si sarebbero date da fare per poter essere inserite nei rolli. Penso che il prossimo weekend dei rolli sarà a febbraio del prossimo anno, a meno che non si riesca ad anticipare. Io vorrei che voi guardaste qualcuna di queste case, io ve ne metto 5, ma perché lo sapete che nel canale si possono evidenziare solo 5 rimandi. Però nel momento in cui voi entrate, poi vi si apre la pagina con tutti, sono tanti, sono state messe in rete anche ville che facevano parte allora non della stretta cerchia delle mura di Genova, ma erano già campagne, erano già collina, erano già case di vacanza. Vi invito a vederle, ad apprezzarle e magari, che ne so, vi ho incuriosito, vi ho fatto venire voglia, spero, di venire a vederle di persona perché veramente meritano. D'altra parte, se l'UNESCO le ha inserite nel patrimonio dell'umanità, un motivo ci sarà. Bene, ragazze, io vi saluto, vi aspetto per un'altra cosa un po' più frivola sul mio canale e vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Ciao!